un Polifemo in una sua parte, in alcune parti ancora summer, perché è vero che l'estate sta finendo, però bisogna comunque valorizzare il nostro territorio facendo vedere le proprie le ricchezze paesaggistiche, naturali che esso offre, evidenziando anche certe situazioni che non vanno al fine di migliorare. Sapete bene che Polifemo ha proprio una funzione di denuncia forte, ma anche di proposta. Parliamo di turismo, parliamo di risorse naturali e ci troviamo presso il Parco delle Dune Rocciose, nella zona sita tra Marina di Lizzano, provincia di Taranto e quindi di pertinenza del comune di Taranto, a cavallo con l'isola amministrativa invece, sempre qui sita, che è però di pertinenza del comune di Taranto. Una bella realtà, avete visto, lo state vedendo meglio dalle immagini, un paesaggio meraviglioso, una costa fantastica e alle spalle il patrimonio immenso delle dune, un patrimonio che andrebbe certamente sfruttato adeguatamente, turisticamente, così come si fa in altre parti d'Italia. Ci troviamo qui perché vogliamo dare spazio a una situazione che il nostro amico, che è appunto il responsabile del parcheggio del Parco delle Dune Rocciose, ha voluto evidenziare. Ma prima di andare in medias res, quindi ve lo dico subito, fra un po' lo approfondiremo, c'è un'area di questo parcheggio che è riservata ai disabili. Purtroppo tanta gente incivile, perché di inciviltà si tratta, parcheggia sistematicamente nei posti riservati ai disabili. Beh, mi sembra davvero un qualcosa di vergognoso, ma ne parleremo tra poco. Intanto vogliamo presentare appunto la struttura con il responsabile Dario Tagliente, questo parcheggio che ha una funzione importantissima, perché le macchine, le auto parcheggiano qui e poi i bagnanti vengono smistati con un servizio navetta in tutti gli stabilimenti qui della litoranea, quindi uno non deve impazzire per trovare il posto, perché già la zona non è diciamo come parcheggi esterni, non è un granché. Questa realtà, questo parcheggio permette davvero di parcheggiare in tutta comodità, peraltro venendo servito, assistito da queste navette che ti portano ai singoli stabilimenti. Allora Dario, intanto parliamo di questa struttura, di questa realtà che tu gestisci. Il nostro parcheggio è aperto a tutto il pubblico, siamo molto civili, cerchiamo di rendere sempre più pulita quest'area che purtroppo i nostri clienti non accettano la civiltà. Perché non sono, tutti, una parte purtroppo. Non tutti, una parte sono incivili, dove ci abbandonano la spazzatura, ci lanciano la bottiglia qui sul nostro Parco delle Dune, perché siamo... E poi ricordiamo che il nostro amico, il buon Dario, per una questione di decoro, di immagine, si vede costretto, tra virgolette, a rimuovere lui stesso i rifiuti, perché non è bello accogliere i turisti, i bagnanti, tra i sacchetti dell'immondizia. Quindi rende un servizio civico che pure non è assolutamente tenuto, perché lui si occupa di gestione di parcheggi, non di nettezza urbana, però, come dire, per amor di patria lo si fa. Lo si fa perché è brutto guardare la nostra area, il nostro parco visto così sporco, è brutto perché ci arriva gente da Milano, da Bergamo, da tutta Italia e anche da tutto il mondo, e quando arrivano ci dicono che peccato che quest'area è così trascurata. Noi quello che possiamo fare, facciamo il massimo, è renderlo sempre più pulito, però contro l'inciviltà della gente non ci posso fare nulla. Vedete, vogliamo precisarlo, questa non è una
trasmissione, una parte di trasmissione pubblicitaria, perché grazie a Dio il parcheggio funziona, il parcheggio è l'unica realtà che consente ai bagnanti di poter parcheggiare tranquillamente invece di sbattere, di impazzire per trovare un posticino ai limiti sul ciglio della strada, con rischi anche di essere investito, la macchina di essere speronata, i bagnanti di essere investiti, invece qui comodamente vai e parcheggi. Quindi non è una questione pubblicitaria, vogliamo far vedere certamente una realtà che dà beneficio al territorio, però giustamente lui dice io voglio anche essere messo nelle condizioni di poter dare un servizio come si deve. E quindi abbiamo sollevato il problema dei rifiuti, ora ritorniamo, come detto, perché poi questa è stata la molla, al discorso dei disabili, cioè vedere gente, lo ribadirò fino alla nausea, che già purtroppo è stata schiaffeggiata dalla natura e poi si deve vedere schiaffeggiata dai propri consimili, da altri uomini, è un qualcosa di vergognoso. E poi magari voi vi trovo, tu Dario insieme al tuo staff vi vedete costretti ogni volta a rimbrottare la persona, a discutere per insegnare un minimo di civiltà. Di civiltà, perché purtroppo la civiltà non esiste, viene occupata quest'area da gente non disabile o viene occupata quest'area da gente con il contrassegno della zia, della nonna, del cugino, del parente o contrassegni contraffatti, peggio ancora. È successo anche che abbiamo trovato dei contrassegni contraffatti e abbiamo anche litigato con la gente, perché alla fine lui diceva no, non è come dici tu, non è come dici tu. E alla fine io chiedevo di vedere il disabile se era a bordo o era a Lido. Quando ci siamo accomodati a Lido non c'era nessun disabile, perché portava la macchina il nipote del disabile. Magari il disabile stava buttato in casa e lui a mare comodamente occupando il posto del disabile. E quindi sotto questo aspetto io innanzitutto noi facciamo un appello al senso di civiltà, al senso civico delle persone, che mi sembra la prima cosa, e poi anche eventualmente Dario anche segnalare a chi di dovere, alle forze di polizia, di intervenire, perché ricordiamo che qui stiamo parlando di un reato. L'abbiamo segnalato anche più di qualche volta questo episodio. La risposta delle forze dell'ordine mi è stata detta che loro non possono intervenire in quanto è strada privata, è area privata e loro non possono intervenire né fare multe né portare via col carro attrezzi, non possono fare niente, perché non ci resta che Dario rivolgerci, fare appello a quel minimo di coscienza che queste persone mi auguro abbiano, buon senso, coscienza, perché che loro devono pensare un attimino a chi è veramente disabile e che se viene qui deve patire le pene dell'inferno poi per muoversi, visto che il proprio posto è indebitamente occupato. Volevo puntualizzare una cosa, oltre a questi posti disabili, all'interno dell'area della sosta dei miei parcheggi, quella coperta per intendere, coperta, ogni 50 posti auto ne adibisco uno gratuito. Proprio secondo norma, secondo. Sì, come la norma. Questi posti sono in più per la gente altamente disabile, che la legge dice che il disabile deve avere l'accesso subito alla strada asfaltata. Dario, ora andremo a vedere proprio all'interno la struttura, però già ti faccio i miei complimenti, perché questa è una mentalità che purtroppo non si trova tanto facilmente al sud e a Taranto. Il livello della civiltà di un paese si vede dal rispetto verso i disabili, verso i sofferenti, sì, verso le categorie più deboli. Ci tenevo a puntualizzare che i posti disabili è ad uso gratuito per le persone disabili, non per le persone falsi disabili. Quindi stiamo svolgendo, ripeto, un servizio di, come dire, promozione sociale. Ma andiamo a vedere la struttura al suo interno. Qualche metro ed eccoci, dicevo, all'interno della struttura. Mi ha
veramente colpito in positivo la presenza di queste aree proprio qui nella parte all'entrata, per favorirne ovviamente l'accesso, parcheggi riservati ai disabili, così come anche bagni per i disabili. Quindi abbiamo voluto farvi vedere proprio de visu, con mano, che fare turismo, gestire una struttura appunto adibita a parcheggio in favore ovviamente dei bagnanti, significa anche contemporaneamente avere rispetto verso le categorie sociali più sfortunate. Sì. L'area dei disabili è adibita a quest'area qua. Lei l'ha posizionata, Dario, l'ha posizionata vicina, sì, proprio per far sì che sia più comodo l'accesso. Comodo per il disabile, per uscire. Entrare e uscire molto comodamente, per arrivare subito alla postazione navetta e può tranquillamente prendere la navetta e andare al Lido. Così per il ritorno la navetta si ferma qui, fa accomodare il disabile e riprende la sua auto ed esce molto comodamente. Poi ci sono i ragazzi che comunque guidano, accompagnano nel percorso. Accompagnano le persone alla propria macchina e poi al percorso di uscita dal parcheggio. Abbiamo parlato di questo splendore delle dune e proprio qui si sta svolgendo il Sea Sun Race, un percorso appunto tra le dune di corsa. Siamo con Nico Pavia, è un noto podista, io lo definisco. E allora Nico, dici un po', parlaci di questa iniziativa. Un'iniziativa che tende a... Col fiatone, ma lo sì, comprendiamo. Sì, sono anche ultimo. No, è una bellissima iniziativa, tende a valorizzare il territorio e soprattutto il parco delle dune costiere. È molto interessante, proprio è una corsa non tanto a livello agonistico, ma è una corsa di scoperta. Quindi che percorso avete fatto più o meno? Siamo partiti dalla tenuta del barco, un po' più in collina, un po' più a monte, e si è arrivati praticamente qui verso mare. Abbiamo percorso un tratto di dune e adesso stiamo ritornando alla tenuta del barco, sono 8 chilometri all'incirca. Perfetto, abbiamo voluto, ciao Nico, buona corsa E vedete questa bella iniziativa, il Sea Sun Race, vedere questa gente che così vuole vivere a contatto con la natura, vuole scoprire, come ha detto Nico, le bellezze del territorio, viverle da vicino facendo del sano sport, una sana corsa. È davvero belle queste iniziative. Bene, e dopo aver visto così il percorso, l'arrivo dei podisti del Sea Sun Race, Dario, è il momento dei saluti. Abbiamo voluto far vedere questa realtà che diciamo è una nostra iniziativa per valorizzare il territorio, per far vedere quelle bellissime ricchezze che abbiamo, e sapete le mie battaglie per il patrimonio naturale, contro la grande industria, proprio per valorizzare quelle ricchezze sfruttando le quali noi veramente potremmo fregarcene di Ilva, dei grossi complessi, noi potremmo vivere davvero di turismo come si vive in tante parti d'Italia. È vero. Rimini, sinceramente, come bellezze turistiche, c'ha poco o nulla, c'ha bellezze ma non al nostro livello, per cui forse dobbiamo fare questi sforzi. Abbiamo voluto premiare te, Dario, perché questo senso di civiltà, tu potevi anche dire a un certo punto: io ho il mio parcheggio, il disabile se trova posto è bene, altrimenti pazienza, non è colpa mia, le forze dell'ordine non possono intervenire, il mio l'ho fatto. Invece no, Dario, per un senso civico, per un senso di umanità, di coscienza, ha voluto sottolineare questo inconveniente, e noi, ripeto, abbiamo colto l'occasione per evidenziare il problema e anche per promuovere il territorio. Bene, Dario. Grazie. In bocca al lupo, qualunque problematica ci sentiamo e ci vediamo.